Ritorna ad Atene 154 giorni dopo la trionfale notte di Coppa dei Campioni del maggio scorso, quando sconfisse il Barcellona. Ma questa sera i rossoneri si presentano in campo in una situazione psicologica e fisica estremamente diversa, reduci da due sconfitte in sette giorni e con la necessità improrogabile di fare punti in Champions League, in attesa del verdetto del giurì d'appello dell'UEFA. Per far bene Capello, privo di Savicevic, si affida a un centrocampo forte fisicamente, con Desailly e Albertini centrali, Boban e Donadoni a presidiare le fasce e con Massaro in avanti a creare spazi in attacco al fianco di Gullit. In questi ultimi giorni i rossoneri hanno denunciato problemi con gli arbitri. Questa sera c'è Poole, che diresse la finale di Coppa del Mondo ad USA 94, ma le decisioni sui fuorigioco in molti casi restano dubbie. Il Milan imposta una gara di contenimento, la EK invece punge di più, presta con grande intensità e sembra avere una marcia superiore. Al decimo è Kopičić, velocissimo negli inserimenti, a rendersi pericoloso. Un minuto dopo il Milan perde Maldini, che dopo uno scontro con Kopičić deve lasciare il campo. Per lui una ferita lacero-contusa al setto nasale, al suo posto Capello inserisce Panucci. Al quattordicesimo Poole ammonisce Boban per questo fallo su Cassapis. Al diciassettesimo Saravacos in gol, ma Poole annulla per posizione irregolare del giocatore dell'AEK. Cinque minuti dopo i greci potrebbero portarsi in vantaggio. La prima opportunità è per Chartas, che di sinistro impegna Rossi. Il portiere rossonero respinge, arriva Saravacos, ma Rossi è insuperabile. Nell'intervallo Capello si fa sentire, nel secondo tempo il Milan sembra trasformato. Al quarto, prima vera occasione della partita per i rossoneri. Massaro è abile ad inserirsi nella difesa dell'AEK, serve Gullit, ma il tiro dell'olandese è alto. Al settimo, bella azione di Albertini, Donadoni cerca la conclusione a rete, ma dopo pochi minuti ancora l'AEK a prendere l'iniziativa. Al quattordicesimo, stoccata rasoterra di Chartas, blocca Rossi. L'AEK cerca la conclusione alla distanza, la porta di Rossi viene bersagliata. Ad un quarto d'ora dalla fine, palla gol per il Milan, Massaro calcia forte e teso, Donadoni ad un passo dalla porta spreca così. Nei minuti finali due occasioni ancora per i rossoneri, la prima per Donadoni, il pallone sfugge al portiere dell'AEK, ma nessun giocatore del Milan riesce a ribadire in rete. E poi, pochi istanti prima del fischio finale, girata di testa di Gullit, di poco al lato. Finisce 0-0, il Milan porta a casa da Atene un solo punto, e se il giurì d'appello non cambierà la sentenza, potrebbe non bastare.